Allora, ragazzi, buongiorno. Volevo correggere con voi l'esercizio 429 inizialmente e poi il 430. Sono gli esercizi che avevate per casa. Alcuni di voi li hanno svolti correttamente, altri, seguendo la mia lezione, si sono fermati ad un risultato che è corretto, però non è precisamente quello del libro. Quindi voglio svolgere con voi questi esercizi per farvi vedere qual è la forma ottimale per giungere al risultato sul libro. Facciamo questo esercizio qui. Vogliamo scomporre questo polinomio. Abbiamo detto di passare all'equazione associata. Quindi mettiamo semplicemente un uguale a 0, se 64x al quadrato meno 80x più 25 uguale a 0. Risolviamo l'equazione di secondo grado, quindi x 1, 2 uguale meno b, quindi 80 più o meno 64 al quadrato che fa 640. Scusate, 80 al quadrato che fa 640 meno 4 per 64 per 25 che fa 640 anche lui. Oh, scusate, quindi fratto 2 per 64, quindi 128. Ok, qui il delta è uguale a 0, quindi abbiamo un'unica soluzione che è 80 fratto 128, ok? Che fa 5 ottavi. Semplificandolo, questo è uguale a 5 ottavi. Quindi, tornando a noi, il nostro polinomio, adesso vado sopra, scrivo qui, il nostro polinomio scomposto a questo punto sarebbe uguale a il numero, il coefficiente della x alla seconda, quindi 64, 64 per x meno 5, mannaggia, ottavi per x meno 5 ottavi, giusto? Ora, questa parte qui la cancello. A questo punto osservo che 64 non è che 8 per 8. Ok, 64 lo posso scrivere come 8 per 8. Quindi sarebbe x meno 5 ottavi per x meno 5 ottavi, giusto? A questo punto, siccome qui ho, se ci fate caso, quante moltiplicazioni ho? Ho la prima 8 per 8, la seconda e la terza, ho tre moltiplicazioni. E quando io ho delle moltiplicazioni, se cambio l'ordine dei fattori, il risultato non cambia. Quindi posso benissimo fare così. Il primo 8 lo lascio qui, che moltiplica x meno 5 ottavi, per il secondo 8 me lo metto qui, per, mannaggia, per x meno 5 ottavi, ok? Ora che cosa faccio? Porto dentro l'8, cioè non porto dentro, distribuisco l'8 nella parentesi e questo di qua. Ok? Faccio la moltiplicazione, applico la proprietà distributiva, quindi questo è uguale a 8x meno 5, perché 5 ottavi per 8 fa 5. Per 8x meno 5 e questo è uguale ad 8x meno 5 al quadrato. Ok? Ora correggiamo, quindi magari qualcuno di voi si era fermato qui, si era fermato a questa soluzione qui.
Ok, che non è sbagliata. Semplicemente il libro preferisce non utilizzare le frazioni e quindi dare il risultato senza delle frazioni. Ok, ecco perché fa questo procedimento qui. Ora, risolviamo quest'altra. Abbiamo detto facciamo l'equazione associata, quindi 6x alla seconda più 7x meno 3 uguale a 0. X 1, 2 uguale meno b meno 7 più o meno 7 per 7 49 meno 4ac meno viene con il più sicuramente, quindi più 72 se faccio i calcoli fratto 6 per 2 12. Ok, 49 più 72 è 121, quindi viene meno 7 più o meno radice di 121 fratto 12 uguale meno 7 più o meno 11, che è la radice di 121, fratto 12. Quindi ho due risultati, mettiamoli qui. X1 uguale meno 7 meno 11 fa meno 18 fratto 12 che fa 3 mezzi, meno 3 mezzi. Mannaggia. Mi scappa il foglio. E l'altra x con 2 meno 7 più 11 fa 4 dodicesimi. Che è un terzo. Ok, tornando a noi, quindi queste due sono le soluzioni, giusto? Quindi tornando alla nostra scomposizione. Dovremo mettere sempre il 6 davanti, non ce lo scordiamo. Quindi 6 che moltiplica x meno 3 mezzi, quindi più 3 mezzi, per x meno un terzo. Ok? Adesso. Cancelliamo lo svolgimento dell'equazione di secondo grado perché non ci interessa più. E ora vediamo come operare in quest'altro caso qui. Più o meno il trucchetto è sempre lo stesso. Ok, il trucco è sempre lo stesso. Allora, 6 lo scrivo come 3 per 2, ok? Quindi poi ho x più 3 mezzi. Non so perché stasera, oggi, mi scappa il foglio. X meno un terzo. Poi che cosa faccio sostanzialmente? Cosa faccio? È un trucchetto. Qui che denominatore ho? 2. Allora vuol dire che tutta questa parentesi qui io la moltiplico per 2. Invece qui che denominatore ho? 3. Allora tutta questa parentesi la moltiplico per 3. Quando vado a fare questo, quindi l'ordine non è importante. Mi viene 2 per x, 2x più 3 mezzi per 2, 3, per 3x meno 1. Ecco a voi il risultato del libro. Qualcuno di voi, lo ripeto, si è fermato a questo risultato. Ecco come viene giustificato il risultato del libro. Grazie per l'attenzione.